oltre 700 ballerini si sono riversati in città lo scorso fine settimana. Arezzo è diventata così per due giorni palcoscenico privilegiato della danza. È stato infatti il Teatro Petrarca ad ospitare la prima edizione del Gran Galà della Danza e il Concorso Nazionale di Danza Città di Arezzo. Ospiti in città i primi ballerini del Teatro dell'Opera di Roma, Claudio Cocino e Rebecca Bianchi, e con loro solisti tra i quali l'Aretina e Elena Bidini, che hanno dato vita sabato ad uno spettacolo entusiasmante. Ho iniziato qua da bambina e è un onore stasera tornare qua. L'idea è stata di mio marito Michael Morrone, che ha organizzato questo evento appunto per portare nella città di Arezzo la danza in modo più professionale, diciamo, perché purtroppo è magari conosciuta a livelli di scuola, però a livello professionale, per farla conoscere anche a persone di più ambiti, era necessario magari portare anche talenti giovani, più grandi, di un teatro stabile molto affermato come quello del Teatro dell'Opera. Al Concorso Nazionale di Danza è stata dedicata l'intera giornata di domenica. Sul palco del Petrarca i ballerini hanno gareggiato tra di loro nei vari generi della danza, classica e contemporanea, contendendosi premi di prestigio e borse di studio per centri formativi d'eccellenza internazionale.